Il maltempo di questa notte, oltre a fare numerosi danni, ha causato anche una vittima. L'allarme è scattato poco prima delle 2 al sottopasso di Feletto. Un 51enne di Favria, alla guida della sua Fiat Punto, di ritorno dal lavoro, è rimasto bloccato nel sottopasso completamente allagato di via Galileo Ferraris. È stato proprio l'uomo a lanciare l'allarme telefonando i familiari. Alcuni ragazzi si sono gettati in acqua per cercare invano di salvarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, i sommozzatori SAF, la Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri di Rivarolo e del nucleo radiomobile di Ivrea e gli agenti di polizia locale di Rivarolo e Feletto. Purtroppo la vettura era già sommersa dall'acqua. I vigili del fuoco l'hanno agganciata al varicello e tirata fuori. Inutili tentativi dei sanitari di rianimarlo. Non ci hai visto.